Il tratto secco e preciso si accompagna a linee più morbide e sfumate. Non c'è nulla di superfluo nell'arte di Rembrandt, in modo particolare nelle incisioni, dove anche gli spazi della lastra non lavorati risultano essenziali al contenuto emozionale dell'opera. Con la mostra Rembrandt in Vaticano, Immagini fra cielo e terra, il celebre artista protestante olandese arriva per la prima volta nel cuore del cattolicesimo, con 55 stampe provenienti dal Museo Zorn di Svezia, insieme all'olio su tavola intitolato Busto di uomo anziano con turbante della collezione Kremer. Il segno dell'acquaforte e della punta secca, l'assenza di tavolozza e di colori consentono al maestro di Leida di esprimersi nelle incisioni in modo a tratti più intenso che in pittura, dando sfogo attraverso drammatici contrasti di luce ed ombra a tutta la sua spiritualità, mantenendosi ben ancorato ai temi classici della tradizione. Con noi Arnold Nesselrat, delegato per i dipartimenti scientifici e di laboratori dei Musei Vaticani. A un certo punto Rembrandt vede le incisioni del grande incisore francese Jacques Callot, che è uno dei grandi documentaristi della guerra dei Trent'anni. E proprio queste incisioni lo stimolano, lui prova la tecnica e da questo crea questa cultura di queste acque forti, che sono una tecnica molto spontanea che può essere più disegnativa, più impressionista, poi sviluppa quello che ha visto nei vecchi maestri in questa direzione. In alcune incisioni Rembrandt affronta il tema della povertà, ma le opere ispirate all'Antico e al Nuovo Testamento dominano la produzione dell'artista, non solo da un punto di vista numerico, ma anche qualitativo, rappresentando il culmine delle sue capacità espressive. Rembrandt è un maestro della luce. La luce noi lo immaginiamo tutto con colori, invece lui riesce a fare delle cose favolose in bianco e nero, cioè con due che non sono neanche colori. È un maestro di fare la sceneggiatura solo illuminando certe parti e lavorando molto la lastra di rame. E per esempio la famosa incisione delle tre croci è forse una delle lastre più lavorate in tutta la storia dell'arte, così la spontaneità, la vitalità anche che conosciamo della persona di Rembrandt si vede qui anche nella tecnica. Prima ancora d'essere un evento artistico, la mostra Rembrandt in Vaticano, Immagini fra cielo e terra, di scena fino al 26 febbraio, è un autentico avvenimento ecumenico, voluto per le celebrazioni del quinto centenario della Riforma protestante. Questa mostra viene organizzata in occasione del viaggio del Santo Padre a Lund. È un contributo che i due paesi, la Svezia e l'Olanda, hanno voluto fare all'anno della Riforma. E questo è proprio il compito di un museo, di avere un messaggio, di comunicare qualcosa alle persone. Rembrandt sembra un personaggio che ha vissuto questo sia nella famiglia, sia in quello che era attorno a lui, la guerra dei Trent'anni, e per questo la mostra viene inoltre fatto sotto gli auspici del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani.